subito ora la seconda classificata Mechanic System Odenzo. Presentiamo le squadre iniziando proprio dalle ospiti di Odenzo con il numero 5 Arianna Brunetti, 7 Tina Roiesvoll, 8 Maera Radice, 9 Giorgia Di Pietro, 11 Eleonora Coloretto, 12 Barbara Benedin, 13 Eleonora Costa, 14 Noemi Palmi, Di Palma, scusate, 15 Beatrice Pugliara, 20 Alessandra Curamorens, 33 Alessandra Paci, 34 Francesca Traini, 36 Sabina Vitobello, 44 Elena Pere, 65 Carlotta Poteri, allenatore signor Alessandro Cavallaro. SSV Prince Sutro, Mito Andrea Edo, Noem Steffi Durvaldo, Elfin Arvaldo, Fred Saravido, Kürzen Sara Nauerbergo, 16 Lori Pristo, 18 Barbara Nordurko, 19 Violetta Veni, 21 Melli Bernfalo, 25 Gianna Bacco, 38 Mami Savanzo, 69 Elisa Sozio, 77 Vicky Vicolo, 39 Rudy Nessin. Di ritorno al conto i signori Ciro Cattone e Luciano Cattone. Al tavolo i delegati della federazione i signori Vincenzo Attente e Giovanni Cropanise. Cari amiche e cari amici della Pallamano, bentrovati qui da Bressanone per la prima semifinale di questo campionato di Serie A Beretta femminile di fronte alla formazione dell'Oderzo, formazione che si è classificata seconda nel regular season. Si troverà di fronte alle ragazze del Bressanone, la formazione rimaneggiata di Ubinesi, che comunque ha chiuso il campionato con un ottimo terzo posto. Ricordiamo, la formazione bressinese si presenta al via di questi playoff veramente con decimata dagli infortuni, con l'assenza della Ghilardi, ma non solo di lei, l'assenza di diverse giocatrici, però decise col chiaro intento di rendere dura la vita alla formazione dell'Oderzo. L'altra semifinale vede appunto le ragazze invece, la campionessa del Salerno contro l'Erice. Si parte questa sera, ormai è quasi tutto pronto per il match, andiamo a leggere quelle che sono le formazioni in campo. L'Oderzo schiera in porta, c'ha Elena Felet e Barbara Meneghin, e poi col numero 5 Arianna Brunetti, col numero 11 Eleonora Colloredo, col numero 13 Eleonora Costa, col numero 9 Giorgia Di Pietro, Noemi Di Palma col 14, poi col numero 20 Arasai Morens Duran, la capocannoniera del torneo del massimo campionato, poi abbiamo col numero 7 Elene Colas Tina Oiesut, poi col 33 abbiamo Alessandra Paraschiv, col numero 65 Carlotta Poderi, col numero 15 Beatrice Pugliara, col numero 8 Maira Radice, Francesca Traini col 34 e Sabina Vitovello col 36. Allenatore Alessandro Cavallaro. Per quanto riguarda la formazione del Bressanone, in porta ovviamente la portiera della nazionale Monica Prinster con il numero 16, col numero 21 poi Melanie Perntaler, poi abbiamo col numero 11 Nadia Falterer, Giada Babbo, col numero 25 Stefani Durmalder, la forte centrale brissinese, col numero 9 Andrea Eder, la capitana, col numero 8 Sara Hilber, col 12 Sara Mauerberger, con il numero 15 Barbara Notturfer, col 18 poi col numero 38 Marlis Ravanser, col numero 69 Elisa Sozio, col numero 19 Violetta Vegni e col 77 Vicky Vicoler. Formazione giovanissima questa del Bressanone, a parte le esperte Stefani Durnwalder, Monica Prinster ovviamente e Andrea Eder, tutto il resto sono formazioni, la formazione giovanissima. Giada Labo, ricordiamo, la talentuosa ala pugliese del 97, tutte le altre si arriverà, si supera il 2000. Siamo partiti, è partito il match in questo momento dopo 9 secondi, primo possesso palla a favore della formazione del Bressanone. E Andrea Eder che gioca nell'insolito ruolo di terzino. Eder ancora gira, fa girare verso Durvalder, verso Mauerberger, ancora Eder verso, vediamo, Stefani Durvalder che entra, e la prima rete per Stefani Durvalder, si porta a condurre uno avanti la formazione brissinese con Durvalder dopo 40 secondi di gioco.
Adesso la formazione dell'Oderzo e la Durant che fa girare in direzione del numero 8. Ancora la Durant, tenta il giro e segna, ha fatto una finta di corpo e Durant segna così la prima rete, quindi si torna sull'1-1. Dopo 1 minuto e 13 subito ha pareggiato la Durant, la rete di Stefani Durnwalder. E adesso è il Bressanone che ha il suo secondo possesso, finora sono andati entrambi in rete, ancora la Mauerberger, la Babbo, vediamo la Babba, tenta l'uno contro uno, la Dall'ala, vediamo, perde palla la Eder, quindi palla persa, si riparte dopo 1.41 col possesso dell'Oderzo. Tutti i palloni passano dalla Durana adesso che scambia con la Poderi. Ma era Radice, la Poderi, la Radice, ancora verso la Durant. E c'è subito il 2-1, si porta a condurre la formazione ospite dopo 2-0-9. C'è stata questa imbucata e la Colloredo ha segnato la rete del 2-1. Adesso perde palla la Stefani Durnwalder, si invola in contropiede la Duran, viene marcata dalla Eder, la Duran va via e segna il 3-1. Doppietta della Duran. Inizio subito in salita per le formazioni del Bressanone dopo la rete iniziale di Stefani Durnwalder. Doppietta della Durane, gol della Colloredo per il 3-1. Adesso ancora il Bressanone, ancora l'Eder. Colpisce il palo la conclusione di Andrea Eder, a portiera battuta. Quindi si ripropone, lancio all'ala. Questa volta interviene molto bene Monica Prinster, primo intervento di un portiere. Quindi si riparte, grande intervento di Monica Prinster che ha detto di no alla numero 15 Beatrice Pugliara. Ci vogliono le sue parate oggi di Monica Prinster per cercare il colpaccio. E questa volta segna un gran gol la formazione dell'Oderzo con la numero 9 a Di Pietro. Conclusione alta di Stefani Durnwalder, si passa subito 4-1. Gran gol quello della Di Pietro, fallose, perso troppi palloni la formazione del Bressanone in questo primo frangente. Mancano anche le soluzioni offensive, ricordiamo la Ghilardi, la Schatzer. Oggi manca anche Abfalterer e segna ancora la formazione dell'Oderzo. Altra palla persa, interviene la formazione dell'Oderzo, riesce a recuperare palla, 5-1 dopo 4.31 di gioco, partita decisamente in salita quella delle formazioni brissinese. 3 gol Duran, 1 Di Pietro e 1 Colloredo. Hanno messo subito in chiaro le cose la formazione ospite. Vediamo ancora se riprende Di Pietro, difende molto meglio adesso, in questo momento è chiamato, si alza il braccio del passivo, nulla di fatto, recupera palla Monica Prinster, lancio lungo in contropiede, però nulla, non riesce ad agganciare il numero 18 Notdurfer, per cui nulla di fatto, svanisce anche questa opportunità del Bressanone di accorciare le distanze, quindi il possesso palla che torna per la formazione dell'Oderzo, che ancora con la Duran fa girare verso la Di Pietro, ancora Duran, Di Pietro, duettano le due. Duran tenta l'uno contro uno, ancora cerca di andare via, difende molto bene in questo frangente il Bressanone,
fischiato uno sfondamento, giusto sfondamento fischiato alla formazione dell'Oderzo, recupera palla la formazione brissinese, adesso la Mauerberger viene contrata così dalla Duran, quindi si riparte con Stefani Durwalder verso André Eder, mancano ovviamente soluzioni offensive alla formazione di casa, a parte la fromboliera Giada Babbo, manca proprio Sofia Ghilardi, ricordiamo per lei rottura del crociato, e ancora Durwalder, ancora verso Eder, ancora verso Mauerberger, Eder ancora attento in profondità, passaggio finisce in fallo laterale, era stato intercettato dalla difensora dell'Oderzo, si riparte ancora, ha chiamato, si alza il braccio del passivo, quindi si trova ad andare alla conclusione, fischiato un altro intervento, vediamo Giada Babbo e si alza, e gran gol di Giada Babbo, questa volta veramente un gol tutto suo, col passivo chiamato si è alzata, ha bruciato il tempo alla barriera e ha segnato la sua prima rete del match, Giada Babbo. Quindi prima rete anche per lei, 7-0-9. E questa è una grandissima parata di Monica Prinster, la sua seconda parata di giornata, grandissima parata di Monica Prinster. E c'è il gol, molto bello, accorcia 5-3. Gran bel gol questo del Bressanone, che si accorcia così al 3-5, si riapre la partita. Adesso l'Oderzo riprova con Di Pietro. Certo, Bressanone deve giocare una gran partita in difesa per avere la meglio dell'Oderzo. Adesso ancora Di Pietro, vediamo, bloccata così, interviene molto bene Eder, ancora Duran tenta di andare via, la dalla Di Pietro e questa volta la Di Pietro segna così, quindi si riporta più 3, 8 minuti andati. Quindi 6-3, è riuscita a fischiato un intervento e un fallo di 2 minuti fischiati, penso ai danni della Di Pietro. Vediamo se si tratta. La numero 6, Vitto Bello, la 36, quindi Giada Babbo ha la possibilità di accorciare. Giada Babbo si incarica della trasformazione. Vediamo Giada Babbo e questa volta accorcia, seconda rete per Giada Babbo. È il risultato che dopo 8:40 si muove ancora con il Bressanone che riesce ad accorciare. Adesso vediamo Di Pietro verso Duran, ancora verso l'85 Di Pietro, Duran, vediamo se si alza, conclusione che termina sulla traversa, anche se Monica Prinster sembrava sulla traiettoria, quindi si può ripartire. Eder, Babbo, entrata anche Nadia Pfalterer in questo momento, anche lei sappiamo non al meglio, vediamo Giada Babbo ancora che si alza, gran gol di Giada Babbo e accorcia ancora, terzo gol per lei, 3 gol per lei e 3 per la Duran in questo avvio di match. 9:32, gran gol di Giada Babbo, adesso si ripropone avanti l'Oderzo, difende molto bene, vediamo la Duran, viene marcata così da Giada Babbo, ancora verso la Duran, si gira e segna un gran gol, la sua quarta rete, la Duran accorcia, allunga ancora. ...27 secondi di superiorità numerica ancora per la formazione brissinese. Pfalterer, Durwalder, Eder, ancora verso Giada Babbo,
e questa volta la conclusione di Abfalter viene parata così dalla numero 12 Meneghin. Quindi nulla di fatto, 10 minuti e 30 in questo momento. L'Oderzo conduce 7-5 a Bressanone. Bressanone, ricordiamo, era andato sotto 5-1 dopo 4 minuti, ha avuto un veemente ritorno, si era portata al 6-5, poi Oderzo. Questa volta è Monica Priester che interviene. Grande parata ancora, la sua terza parata. E accorcia molto bene. 7-6, partita che rimane apertissima. La rete della Notturster, per cui il Brixen accorcia ancora. E Poderi, Di Pietro, Duran. Vediamo la difesa Bressanone, squadre sono tornate al completo, si gira la Duran. Questa volta viene bloccata, viene fischiato fallo. La Duran ha sempre quella giravolta che mette in difficoltà tutte le avversarie, per cui diventa immarcabile. Ancora cerca di andare via, viene ancora bloccata stavolta da Palter. Quindi vediamo se si alza ancora e questa volta fulmina. È praticamente immarcabile, vediamo già da Babbo che tenta di andare via in contropiede. 12-04. Bravissima gol di Violetta Vegni, beccata, imbeccata da Giada Babbo, e il Bressanone accorcia ancora sull'8-7. Secondo gol per la Vegni. 8-7, 12-26, partita aperta. Adesso si tenta la difesa 4-1, vediamo ancora. E questa volta è Monica Priester che mette il manone. Quarta parata per l'Azzurra e quindi possibilità per la formazione del Bressanone di andare ad appareggiare. Vediamo Stefani Durwalder, Nadia Pfalterer, la Eder ancora verso la Durwalder, ancora verso la Eder, la dà ancora verso Pfalterer, Pfalterer tenta di andare via, subisce un intervento, quindi una punizione dai 9 metri, ancora la Vegni. Verso Pfalterer, verso Durwalder, tenta di andare via e questa volta subisce un fallo da Di Pietro. Di Pietro si prende 2 minuti e tiro dai 7 metri, quindi possibilità per la formazione brissinese di andare al pareggio. È sempre Giada Babbo sul punto di battuta che si incarica della trasformazione. Vediamo Giada Babbo contro la Meneghin, ancora Giada Babbo e segna ancora. Risultato che torna in parità, quindi 8-8, 4 gol per Giada Babbo e viene fischiato un time out dal mister Cavallaro dell'Oderzo. Ricordiamo 5-1 per l'Oderzo, era partita alla grande dopo 4 minuti e 30, veemente ritorno del Bressanone che è riuscito ad impattare con i 7 metri di Giada Babbo per l'8-8. Si riparte sull'8-8, partita apertissima, 13-29, quindi se ne sono andati quasi la metà della prima frazione, 1 minuto e 46 di inferiorità numerica per l'Oderzo. Costa, Di Pietro, Duran,
Poderi verso Di Pietro, ancora verso Costa. Questa volta difende molto bene, ancora Poderi da Dalala, e questa volta con una conclusione stilisticamente discutibile ma molto efficace. Si riporta avanti l'Oderzo sull'8-9. Quindi adesso vediamo, si sono invertiti i ruoli, gioca centrale già da Babbo. Stefani Durmalder è andata l'ala, già da Babbo ancora cerca di andare via verso Appalterer, e questa volta viene fischiato uno sfondamento alla Nadia Appalterer. Quindi si riparte col nulla di fatto, possesso palla per la formazione dell'Oderzo. Ancora verso Di Pietro, Costa, ancora verso, tanto se ne sta andando la superiorità numerica per il Bressanone. L'Oderzo che controlla, Di Pietro ancora verso Duran, e questa volta Duran da Di Pietro, Di Pietro con un sottomano allunga ancora 8-10, quindi la rincorsa del Bressanone è stata vanificata e l'Oderzo si riporta avanti con un parziale di 2-0 in inferiorità numerica, si porta sul 10-8, occasione sprecata. Squadre che tornano al completo in questi due minuti di superiorità numerica. Il Bressanone ha incassato due reti segnandone praticamente neanche una, a parte 7 metri iniziale. Durnwalder, Begni ancora, Durnwalder, Appalterer, e questa volta la conclusione è sporcata e parata dalla Meneghin Barbara. Quindi 15-48, 8-10, terza parata per la Meneghin. Un peccato vedere il Bressanone probabilmente a ranghi completi, sarebbe stata anche tutt'altra partita. Conclusione molto alta, viene fischiato però una deviazione, quindi nulla di fatto, si riparte con rimessa laterale per l'Oderzo. No, adesso sono sceso a 25. Però perché prima non me lo dava, mi dava solo 50. Adesso Duran. Questa volta è riuscito a intervenire molto bene ancora Monica Prinster. E perde palla così la Vegni. Era un'occasione d'oro per andare in contropiede. Monica Prinster era riuscita con un intervento, la sua quinta parata, a impedire la segnatura, la Duran, però si riparte. Adesso ancora la Duran con marcata uomo, ancora verso la Poderi, verso la Di Pietro, la Dall'ala. E questa volta segna e torna a più 3 l'Oderzo, 8-11. E adesso è time out chiamato da Ubi Nessing. Quindi era riuscito a tornare in parità la formazione di casa grazie alle parate di Monica Prinster e alla conclusione di Giada Babbo. Poi purtroppo con due minuti di superiorità numerica hanno incassato quell'1-2 e adesso ha sbagliato il contropiede con la Vegni. Adesso si torna a più 3. L'Oderzo torna 11-8 quando sono passati 18 minuti circa nel corso della prima frazione di gioco. Si riparte, possesso palla brissinese. Vediamo Eder, Vegni, Babbo, Stefani Durnwalder, Nadia Falterer e la Noturfer.
Ancora la Durmwalder. No, sì, può cambiare tutto, ma è più complicato. La figlia di Attila Durmwalder, che è qui a Bressanone, è uno dei monumenti, artefice degli scudetti del 90-91. Ancora adesso Giada Babbo fa fatica a trovare spazi, subisce fallo, era riuscito a prendere palla alla Vegna, è subito fallo. Ricordiamo anche sul posto di pivot la formazione brissinese ha subito infortuni, c'era la Caroline Durmwalder che aveva ripreso, chiamato il passivo, passaggio sbagliato di Eder nei confronti di Giada Babbo, quindi nulla di fatto, 18-06, l'Oderzo conduce 8-11. È la parte difensiva che fa grande offensiva, fa grande fatica la formazione brissinese quest'oggi andare alla conclusione. 8 gol, 4 di Babbo finora, 2 di Vegni, 1 di Durmwalder e una di Noturf. Attenzione alla Duran che va via, questa volta riesce a recuperare palla molto bene la formazione brissinese, si riparte già da Babbo. Giada Babbo da sola verso da Durmwalder, la dà verso la Noturfer, cerca di accelerare la manovra. Giada Babbo ancora, vediamo se tenta l'1 contro 1. Stefani Durmwalder. Ancora chiamato il passivo, Nadia Falterer. Ancora dentro e questa volta subisce l'intervento. Quindi tiro dai 7 metri. Giada Babbo, vediamo Giada Babbo. E questa volta lei non sbaglia, terzo 7 metri, il Borisena accorcia accorcia al 19-45. Quindi ancora la Duran, va alla conclusione, grande intervento di Monica Prinster, si riparte ancora con grande contropiede, fischiato lo sfondamento Lavegni. Quindi fischiato stavolta un tiro dai 7 metri dall'altra parte, per un intervento ai danni della numero 15. Duran contro Prinster. Vediamo. E questa volta sbaglia la Duran. Conclusione che termina fuori, quindi nulla di fatto. 20° minuto, la Duran sbaglia il 7 metri che poteva riportare a più 3 l'Oderzo. Quindi si riporta avanti di Caroline Durmwalder, Stefani Durmwalder, Mauerberger, che è entrata al posto di Appalterer in questo frangente. Ancora verso Mauerberger, Durmwalder, vediamo Eders, viene contratta così. Ancora Eder,
Già da Babbo, questa volta la sua conclusione viene sporcata, nulla di fatto, si riparte. 1 minuto e 07 di superiorità numerica ancora per la formazione dell'Oderzo. Con Costa, Di Pietro, ancora Costa, Duran. Fanno girare, ancora vediamo Costa, viene contratta, perde palla, quindi nulla di fatto, la superiorità numerica dell'Oderzo anche in questo caso, come è successo al Bressanone prima, gli sta producendo più problemi che vantaggi. Vediamo Durwalder, ancora Durwalder verso Eder, Eder ancora verso Giada Babbo, macchinosa l'azione della formazione bressinese. Vediamo la Durwalder ancora verso Notturfer, vediamo ancora che cerca di andare la Durwalder, conclusione viene sporcata e parata dalla Meneghin, per cui nulla di fatto, conclusione da dimenticare, anche abbastanza debole. Vediamo Stefani Durwalder, la vediamo anche sofferente, non vorremmo mai che abbia accusato un colpo. Squadra al completo, riesce a recuperare palla molto bene, questa volta tenta il contropiede, vediamo, nulla di fatto, il contropiede seconda fase svanita. Adesso esce la Durwalder, la vediamo affaticata, entra Nadia Falterer, quindi si sposta sulla centrale la Mauerberger. Hubin Essing sta cercando veramente di tutto, mischiando le carte negli schemi offensivi delle proprie ragazze. Ancora la Eder, che terzino non è, giocava terzino a Scena tanti anni fa e sta facendo veramente di tutto. Giada Babbo ancora, questa volta la sua conclusione viene parata dalla Meneghin, però la possesso palla rimane alla formazione del Bressanone. 24 minuti se ne sono andati, 11-9, le difese che in questo frangente stanno prevalendo sui rispettivi attacchi. Si alza il braccio del passivo, Giada Babbo verso Eder, qui si deve inventare qualche cosa, conclusione, ma è ancora la Meneghin, 7 parate per lei. Quindi Costa, Duran, se ne sono andati quasi 25 minuti nel corso della prima frazione, ancora verso Duran, Duran ancora si gira e questa volta con una giravolta segna Duran un gran gol, a Falterer cascata nella trappola, quindi ritorna più 3 l'Oderzo. Giada Babbo cerca la giocatrice più talentuosa, ancora attenta al passaggio, vediamo se va l'uno contro uno, Giada Babbo la dà verso la Veni, questa volta subisce un fallo e prende 2 minuti. Vediamo, si tratta, pensiamo, della Duran, sì. Adesso vediamo la conclusione, va a Falterer stranamente, perché Giada Babbo finora non aveva sbagliato uno e questa volta colpisce il palo, non ci spieghiamo perché abbia fatto tirare il 7 metri a Falterer, anche se è rigorista, ma Giada Babbo aveva la mano calda oggi, quindi nulla di fatto, rimane 12-9 avanti l'Oderzo con Di Pietro con l'uomo in meno, 1-31. Ancora verso, questa volta torna indietro, la dà verso l'ala. Fischiato un intervento per un fallo di Violetta Vegni, si ripropone in avanti ancora Di Pietro, si alza il braccio del passivo.
si torna indietro, vediamo la conclusione, interviene ancora la difesa, ancora la difesa Violetta Vegni, vediamo la da Giada Babbo, uno contro uno, questa volta subisce un fallo clamoroso e non gli viene fischiato. Non so, questa volta francamente era difficile non vedere questo fallo in attacco, e adesso viene fischiato un intervento. Giada Babbo era riuscito ad andare alla conclusione, seppur sotto fallo, non gli è stato fischiato un intervento che era apparso evidente. Comunque nulla di fatto, si ripropone ancora in avanti l'Oderzo. Si alza ancora. È fischiato un 7 metri per una difesa in aria Mauerberger. Era rigore da una, non dato, rigore dall'altra, dubbio. Di Pietro contro Monica Prinster. E questa volta segna la rete del più 4. Adesso 13 a 9, l'Oderzo mette un piccolo gap fra sé e il Bressanone, un gap frutto anche in quest'ultimo minuto di qualche decisione arbitrale piuttosto discutibile. Sta di fatto che comunque il Bressanone ha avuto le sue occasioni, questa volta subisce fallo a Falterer. Siamo entrati negli ultimi due minuti di gioco della prima frazione, ricordiamo il risultato, l'Oderzo conduce 13 a 9. Babbo, Falterer, ancora verso Falterer, subisce intervento, ancora Giada Babbo in due su di lei, si alza il braccio del passivo e questa volta Violetta Vegni si fa parare così l'ottavo intervento della Meneghin. Quindi squadra al completo, la Duran marcata uomo dalla Notturfer, ancora Di Pietro e questa volta con un sottomano allunga ancora, si va sul 14 a 9, un peccato. Un peccato perché la formazione bressinese era rimasta in partita, aveva la palla del meno 2 e poi si trova adesso a meno 5. Questa volta un altro palo di Eder. Quindi nulla di fatto. La prima frazione sta scivolando a favore, inesorabilmente a favore della formazione ospite dell'Oderzo, che va a 30 secondi, 25 secondi, conduce alla palla in mano. Questa volta ruba palla, vediamo se si avvia il contropiede. E già da Babbo contro Duran, la dà alla Notturfer, questa volta accorcia. Gli ultimi 10 secondi, gol importante questa della Notturfer, la sua seconda rete personale. E finisce così la prima frazione. Vediamo, c'è il tiro franco. C'è un tiro franco. Tira alta la Duran. Quindi termina così la prima frazione di gioco che vede l'Oderzo condurre qui a Bressanone 14 a 10. Partita tutta. Provo a cambiare qua, poi non ci sentiamo. Tanto non siamo live, quindi. È già acceso qua? Non va, non so.
tutto pronto per la seconda frazione di gioco, risultato che vede avanti l'Oderzo 14-10. Si parte in questo momento altra tegola al Bressanone, vediamo Stefani Durwalder che si è accomodata in panchina con un tape sotto il ginocchio, non vorremmo che si tratti di un infortunio anche per lei, quindi ennesimo infortunio stagionale per il Bressanone. Cambiata marcatura, si marca uomo, vediamo qui passaggio, gran gol, questa volta un gol molto molto bello, si riporta avanti, prima rete della seconda frazione, la segna l'Oderzo per riportandosi di nuovo a più 5. Abfalterer, Babbo, Eder, la Colloredo è l'autrice della bellissima rete del più 5. Si riporta avanti Abfalterer, Eder ancora, gran gol di Andrea Eder, anche lei va a pescare l'angolino, a togliere le cosiddette ragnatele dall'incrocio dei pali, quindi accorcia 11-15, il Bressanone ancora vivo nonostante gli infortuni, nonostante la sfortuna che la sta penalizzando. Ancora l'Oderzo, Di Pietro verso la Poderi, conclusione para Monica Prinster, quindi si può ripartire in contropiede, gran gol ancora di Eder, che accorcia 12-15, doppietta di Eder nel giro di 30 secondi e il Bressanone è ancora lì. Bricks and City Roll, questo progetto ambizioso nato 2 anni fa, ancora vediamo cosa succede, 2 minuti a Eder per una cintura, anche questi due minuti ai danni di ancora, si riparte quindi con Di Pietro verso Duran, ancora Duran, si alza, conclusione di Duran, e allunga sul 12-16, torna più 4 la formazione dell'Oderzo, 7° gol della Duran in questa partita, quindi 1 minuto e 32 in inferiorità numerica per il Bressanone. Babbo verso Abfalterer, ancora Abfalterer, ancora verso Babbo, verso Vegni, ovviamente senza la Durwalder, ancora grandissimo gol ed è stata Giada Babbo che è andata a pescare la Mauerberger, che è riuscita dall'ala a segnare un gol importante riportandosi a meno 3. Gladiatorie a questa formazione del Bricks and City Roll con queste giovanissime, anche gran gol della Mauerberger. Adesso si ripropone in avanti l'Oderzo, ancora Duran verso Di Pietro, sbaglia il passaggio, quindi 47 secondi ancora di inferiorità numerica per la formazione del bressanese, che però adesso ha la possibilità di accorciare almeno 2. Ancora Giada Babbo verso Abfalterer, ormai è dappertutto Giada Babbo, gioca centrale in questo frangente, ha iniziato terzino, 5 gol per lei. Giada Babbo ancora attenta all'1 contro 1 verso Abfalterer, e questa volta interviene così la Meneghina. Abfalterer oggi ha già sbagliato un tiro dai 7 metri e altre 4 conclusioni, un peccato perché poteva essere l'occasione per tornare almeno 2. Attenzione, interviene ancora molto bene, lancio lungo verso Mauerberger, ancora contropiede, gol della Notturfer, quindi si riporta sotto 14-16, gran gol della Notturfer con un contropiede, torna meno 2 la formazione di Ubinessing. Gladiatoria, ricordiamo, oltre alla Ghilardi, la Schatzer,
ha perso anche in questo Stephanie Dunwalder, che dagli ultimi 5 minuti della prima frazione è scesa dal campo. E la Duran segna praticamente così, 14-17. Ottavo gol per la Duran, ormai ha fatto 8 gol su 17, il 50% delle reti della sua squadra le ha segnate lei. Diverso invece lo score delle brissinesi, con 5 gol della Babbo, 1 della Durwalder, 2 della Eder, 1 della Mauerberger, 3 della Notdurfer. Già da Babbo ancora, vediamo, fa il passaggio all'indietro. Subisce un fallo Giada Babbo, un bruttissimo intervento, rimane a terra alla spalla, è stato un intervento molto brutto, una spinta, speriamo che non si tratti nulla di grave. Vediamo, Giada Babbo rimane a terra, si rialza. Speriamo che non si tratti di nulla di grave. Dovrebbero esserci 2 minuti comminati. Due minuti ai danni della Duran, che sono i suoi secondi 2 minuti. Secondi 2 minuti per la Duran. Quindi è entrata anche la Durwalder in questo momento. E questa volta subisce un fallo la Violetta Vegni, quindi tiro dai 7 metri, e Giada Babbo che va a assaggiare. Vediamo Giada Babbo. E questa volta non sbaglia ancora, 15-17, ritorna a meno 2 il Bressanone, ancora con Giada Babbo, sesto gol per lei. Partita riaperta. 2 minuti alla Duran, adesso 1 minuto e 15 ancora di inferiorità numerica. Vediamo la formazione dell'Oderzo. Di Pietro alla Poderi, Poderi tenta lo sfondo, perde palla. Ancora verso Giada Babbo, Giada Babbo in profondità verso la Durwalder, ancora verso la Babbo, tenta di andare via, subisce fallo. Partita che si sta infiammando. Ancora Giada Babbo verso la Falterer, se ne sono andati 6:40 nel corso della seconda frazione. Giada Babbo a Falterer, subisce un intervento al limite dello sfondo, ancora fallo ai danni di Giada Babbo. 18 secondi di superiorità numerica, grande lancio ancora verso Appalterer, si alza il braccio del passivo, conclusione di Appalterer fuori. Oggi purtroppo rientrante dal dolore alla spalla, alle polveri bagnate, la forte giocatrice pusterese. Quindi c'era la possibilità di tornare sotto almeno uno. E si riparte, la Duran marcata uomo, Di Pietro, e ancora Monica Prinster. Ci vogliono le sue parate per tenere in piedi il Brixen City Roll oggi. Durwalder, Appalterer, ancora Eder, Babbo. Sta facendo girare palla la Stephanie Durwalder verso Giada Babbo, ancora verso la Durwalder, all'ala, e questa volta c'è la parata importantissima di Barbara Meneghin, la sua 10ª parata di giornata. Sicuramente una delle giocatrici di punta dell'Oderzo questa sera. Di Pietro si ripropone in avanti, passaggio nulla di fatto
palla che termina fuori, 8:44 nel corso della seconda frazione, 15-17, 15 chi li attacca, 17 chi difende. Andrea Eder, la Durnwalder, Abfalterer. Ancora Durnwalder verso Eder. Difende molto bene la formazione. E questa volta è una grande parata della Meneghin su Violetta Vegni. Si era liberata molto bene per andare alla conclusione. Barbara Meneghin in questo frangente sta superando la sfida con Monica Prinster. 7 parate per la Prinster e 11 per la Meneghin. La Durana ancora, e questa volta è Monica Prinster che interviene molto bene. Giada Babbo tenta il contropiede, la dà la Eder, e questa volta Andrea Eder accorcia ancora sul 16-17. Partita riaperta, ci vogliono le parate di Monica Prinster. Time out chiamato da Loderzo. Bressanone che a un certo punto, uno scatto d'orgoglio, era sotto, ricordiamo, 9-14, poi è stato sotto 15-10 all'inizio della seconda frazione di gioco. Doppietta della Eder per il 15-12, 16-12 ancora di Duran, poi Lemme, la Bricks and Sitter l'ha riuscita a accorciare e fino a portarsi almeno uno. 6 gol di Babbo, 1 di Durnwalder, 3 di Eder, 1 di Mauerberger, 3 di Notturfer e 2 di Vegni. Per quanto riguarda la formazione dell'Oderzo, sono andate in reti la Colloredo con 2 reti, 1 la Costa, 5 la Di Pietro, 8 la Duran, 1 la Pagliara. Si riparte in questo momento. Hanno fatto partire prima della scadenza del minuto del time out. Dieci minuti se ne sono andati nel corso della seconda frazione di gioco. Duran marcata uomo. Ancora e interviene così Giada Babbo, ruba palla Giada Babbo, ruba molto bene palla a Pfalterer. Il Bricks and Citrol non molla un pallone, sta giocando veramente con il cuore la formazione di Ubinessing. Eder, Babbo, Durnwalder, Abfalterer. Ci vorrebbe un gol di Abfalterer per sbloccarsi. Viene fermata così Nadia Abfalterer, rientrante oggi, ricordiamo, dopo l'infortunio. Ancora Babbo, Durnwalder. Giada Babbo tenta la finta. Si alza il braccio del passivo. Nulla di fatto, c'è il passivo alzato, si deve andare alla conclusione. Ancora vediamo Giada Babbo, si alza, conclusione viene sporcata e questa volta parata della Barbara Meneghin. Quindi nulla di fatto, rimane avanti sempre l'Oderzo, conduce 17-16, se ne sono andati 11 minuti e 45 secondi. Di Pietro, ancora molta confusione in questo frangente e questa volta colpisce il palo. Un po' di fortuna al Bricks and Citrol ci sta anche. Vediamo
Eder Mauerberger. I palloni scottano in questo momento. Mauerberger, Eder verso Babbo, ancora Eder. Vegni, Eder lancia l'ala e questa volta pareggia. Giada Babbo trova l'angolino, un angolino da un angolo veramente difficilissimo. Giada Babbo beffa così, quindi risultato che torna in parità, settima rete personale di Giada Babbo. E ruba molto bene palla la Mauerberger. Loderzo sta andando un po' in confusione in questo frangente con la marcatura uomo e danni della Duran. Il Bressanone è riuscito a recuperare ben 5 reti di svantaggio, a portarsi in parità, adesso a conquistare palla. Ancora Eder, grande conclusione di Eder che viene sporcata e deviata in fallo laterale. E grande gol di Violetta Vegni. Il Brixia Citadel va avanti dopo la prima rete, che era avanti 1-0, è sempre stata sotto e adesso si porta a condurre. Terzo gol per Violetta Vegni. Marcamento sempre a uomo. Questo era un chiaro sfondamento, non è stato fischiato. Adesso la Duran che cerca di andare via, perde palla la Duran. Il Brixen sta tirando fuori veramente tutto quello che hanno le ragazze di Ubinessing. Abfalterer, Mauerberger, Eder, marcata uomo adesso anche Giada Babbo. Riceve palla in questo momento, la dà ancora verso la Eder, la fa girare verso Abfalterer, verso Babbo, vediamo Babbo, se tenta l'uno contro uno, verso Abfalterer, e questa volta Abfalterer non riesce neanche questa volta ad andare alla conclusione. Difesa molto arcigna, peccato che non è riuscita a segnare Nadia Abfalterer. Partita ancora aperta, 15 minuti se ne sono andati, metà ripresa se n'è andata. E ancora Monica Priester. Fischiato anche un intervento ai 2 minuti ai danni di Nadia Abfalterer. Francamente 2 minuti ci sembravano eccessivi. Monica Priester era riuscita a parare. Vediamo Loderzo, la Di Pietro ha la possibilità di raggiungere il pareggio contro Monica Priester. Vediamo Monica Priester. Pareggia Loderzo, 18-18, partita. Quindi si riparte con Mauerberger, Vegni. Subisce fallo la Vegni, ancora Eder. Rigore fischiato a favore della formazione brissinese. Vediamo se Giada Babbo sarà lei ad andare a... Si incarica lei della trasformazione. Finora Giada Babbo è stata impeccabile. Vediamo Giada Babbo. E segna ancora, stavolta cambia angolo e torna avanti la formazione brissinese, 19-18. Quindi si riparte con Loderzo, ancora 50 secondi di inferiorità numerica per la formazione brissinese. Duran ancora che fa girare, riceve ancora Duran verso Di Pietro. Di Pietro perde, ruba palla molto bene Mauerberger. Mauerberger ha rubato un pallone importantissimo, quindi 30 secondi verso Babbo adesso, verso Mauerberger. Grande prestazione difensiva delle ragazze
e viene fischiato time out chiamato da Ubi Nessing. 19-18 per il Bressan Blixen Südtirol, una formazione quella di Ubi Nessing è entrata trasformata nella ripresa, ricordiamo era sotto 15-10, poi con la doppietta di Eder, con la marcatura uomo ai danni di Duran, ha fatto sì che si sono avvicinate le ragazze di Ubi, piano piano sono riuscite a impattare per la prima volta sul 17 pari, poi vantaggio del 18-17 pareggiato da Di Pietro su tiro da 7 metri. E poi di nuovo 19-18 con i 7 metri di Giada Babbo. Si riparte Eder, Babbo, Mauerberger. Eder perde palla, peccato, era una buona opportunità, quindi recupera palla Loderzo. Pagliara, Di Pietro, Costa. Ancora Di Pietro, squadra al completo, Pagliara, Di Pietro, Costa, palo, ruba palla Giada Babbo che va in contropiede, Giada Babbo si invola, vediamo, tenta la conclusione, segna un gran gol, Giada Babbo porta più 2 il Bressanone, 20-18, ed è la sua nona rete personale, 47-49, si è alzata, ha preso l'angolino e ha segnato il gol del più 2. Duran riceve adesso, Duran ancora, vediamo Duran, viene bloccata così da Eder. Si sta alzando Duran ancora, viene marcata ancora. E questa volta accorcia la Poderi, partita bellissima, 20-19. Quindi si torna avanti. Eder ancora verso Mauerberger nel ruolo di centrale, ancora verso Eder, ancora verso Mauerberger, ancora Eder verso Vegni verso Mauerberger, ancora verso Rapfalterer tenta l'uno contro uno, subisce un intervento e 2 minuti e i suoi danni. Quindi 2 minuti di superiorità numerica. Si riparte ancora, Babbo verso Abfalterer, ancora Abfalterer fa girare verso Babbo, verso Eder, vediamo che c'è, si scalda la panchina anche del Bressanone, Babbo ancora verso Abfalterer, l'ala, e questa volta segna molto bene, un gol ancora da parte della numero 18, Noturfer, di Notorna più 2, la formazione bressinese, 49-15, 21-19. Duran fischiato 2 minuti ai danni della Noturfer, quindi si ripristina la parità in campo, 5-5 giocatori di movimento per tutte e due le squadre, mancano 10 minuti al termine, un poco più. Di Pietro, Pagliara, Di Pietro, Duran,
gira ancora Duran, Di Pietro, ancora verso Duran che fa la conclusione, gran gol di Duran che accorcia ancora sul 21-20, grandissima rete di Duran. Giada Babbo molto bella e segna ancora Lavegni, grandissima azione di Giada Babbo che mette Violetta Vegni in condizione di andare ad allungare sul più 2. Si torna a marcare a uomo la Duran, abbiamo visto che questa finora è stata la tattica vincente e questa volta la conclusione termina fuori ma viene fischiato un fallo. Alla Di Pietro si riparte, la Duran, Duran verso il pivot e questa volta accorciano ancora 22-21. Partita molto molto bella, adesso il Brixen in inferiorità numerica per 40 secondi. Mancano 9 minuti al termine della partita, il Brixen conduce. Eder, ancora Eder. Subisce un fallo con... Ancora Vegni verso Falter. Giada Babbo, vediamo Giada Babbo. Gli è fischiato un'infrazione di passi. Quindi nulla di fatto. Finisce anche l'inferiorità numerica. Quindi Di Pietro. Duran va via, Duran ancora. Ancora Duran, Di Pietro. Fischiato ancora un intervento, tanta confusione in questo frangente. Duran, vediamo, si gira ancora verso Di Pietro, conclusione che termina fuori. Lancio lungo ancora, si alza in contropiede, perde palla la Notturfer, peccato, era l'occasione per andare al più 2, invece nulla di fatto, si torna così, 6-7 minuti e 30, Brixen conduce 22-21 e pareggia, quindi si torna sul 22-22, un peccato. Affalterer ancora. Si gira da una parte e dall'altra. Peccato, sciupato il doppio vantaggio. Certo, del resto l'Oderzo è una squadra che conosciamo bene, organizzata, squadra che favorita anche in questa semifinale. Il Brixen sta vendendo cara la pelle, sta giocando veramente una grande partita. Lancio ancora all'ala verso Affalterer, verso Mauerberger. Eder si alza e segna Andrea Eder, un grandissimo gol, uno dei suoi, ancora Andrea Eder. Torna più avanti il Bressanone 23-22, grandissima partita di Andrea Eder, 4 gol, uno più bello dell'altro. E adesso si ripropone in avanti Di Pietro. Questa volta era al limite dello sfondamento, hanno fischiato uno sfondamento analogo ai danni del Bressanone. Duran, Duran ancora. Si torna indietro. Qui ci potrebbero essere gli estremi del passivo. Fischiato un altro intervento difensivo dal Falterer. Attenzione, Duran, Duran. Tenta di darla al pivot. Viene fischiato un tiro dai 7 metri per una difesa in aria. Se ne sono andati 2 minuti questi eccessivi, probabilmente eccessivi questi 2 minuti dati ad Affalterer. Non è la prima volta che il Bressanone subisce anche dei torti arbitrali nel corso della stagione. È entrata Melanie Pertaler in porta contro la Di Pietro. Vediamo la Pertaler.
e questa volta segna e si torna in parità. Il problema è che il Brixen adesso sarà anche in inferiorità numerica per 2 minuti. ...23-23... 5 minuti e 30 al termine del match. Eder, Mauerberger, ancora Eder va via, gli viene fischiato uno sfondamento. Pagliara di Pietro Duran. Ancora verso Duran. Si torna indietro. Duran ancora, tenta di andare via uno contro uno. E questa volta allunga e segna, si porta a condurre. La Colloredo, il pivot. Giada Babbo riceve il pallone in questo momento. Giada Babbo uno contro uno verso Eder. E ruba palla. Una disdetta, questi 2 minuti non ci volevano. Era avanti il Bressanone, ha ricevuto 2 minuti l'Apfalterer e adesso si trova sotto e con la palla del più due per la formazione dell'Oderzo. E adesso la Duran. Duran che segna così, immarcabile. E si riporta 25, già da Babbo. 2 minuti e i suoi danni. Sono stati fischiati dei 2 minuti. Cartellino rosso dovrebbe essere ai danni della Vitto Bello. Per 3 volte 2 minuti. Quindi 3 minuti e 46 al termine. Babbo. Apfalterer. Adesso il Bressanone che ha la superiorità numerica. Ancora Apfalter, non se la sente. Già da Babbo, ancora all'ala. E questa volta pareggia. No, accorcia le distanze, 24-25. La formazione brissinese. Adesso difesa aggressiva. Attenzione la... La Duran ancora e segna un gol evitabile. Quindi torna più due la formazione dell'Oderzo. Giada Babbo e gol di Giada Babbo. Si torna da una parte e dall'altra. 25-26, 3 minuti al termine, 2:50. Oderzo conduce di 1. Molta confusione in questo frangente in campo. Vediamo Duran ancora. Duran cerca di alzare, leva e Monica Priester prende un gol tra le gambe. E questa volta Falterer si fa dire di no. A Falterer aveva l'occasione, ha fatto 0 su 8 al tiro. Gli ultimi 2 minuti di gioco, peccato. Duran ancora, ultimi 5 secondi, si alza il braccio del passivo. E questa volta la Duran mette la parola fine al match probabilmente e prende 2 minuti anche già da Babbo.
una disdetta, questa partita non ci voleva. Semifinale scudetta decisa anche questa volta da episodi purtroppo. Si riparte adesso, Loderzo conduce 28-25, Bressanone era riuscito a rimettere in gioco e mettere in piedi la partita. Si chiama time out, mister Rubinessing, ormai la partita è andata, un peccato per come è finita. Un peccato per come l'epilogo del match. Ormai tre reti da recuperare col uomo in meno per la formazione del Brixen Citroen è molto molto dura. Era riuscita la formazione di Urbinessing a tornare in partita, a portarsi addirittura a più due. Poi ha subito dei due minuti discutibili, qualche episodio, e poi è venuta fuori anche la classe delle giocatrici come la Duran, autore di 12 centri praticamente finché è stata riuscita marcata uomo, si è riuscita a marcarla. Adesso rientra anche Zoppicande, Stefani Durwalder, che ha giocato anche molto poco nella seconda frazione di gioco, ricordiamo. Quindi si riparte, è uscita anche Monica Prinster, 1:05, Eder, Apfalterer, ancora Apfalterer, ed è ancora Eder, quinto gol personale per lei, partita riaperta, mancano 45 secondi. Ovviamente il Brixen in inferiorità numerica, riceve ancora la Duran, va via e segna ancora, sta facendo quello che vuole Durwalder, e accorcia ancora 27-29, mancano ormai 15 secondi, Loderzo vince gara 1 di questa semifinale scudetto. Ancora va via, fischiato time out, inspiegabile fischiare il time out a 5 secondi dalla fine, avanti di due reti. Anche perché non esiste la differenza reti in una semifinale scudetto. Si riparte, Loderzo ha vinto questa partita, manca ormai veramente pochissimi secondi al termine, ricordiamo il risultato 27 Bressanone, 29 Loderzo. Sette secondi al termine, si riparte. E finisce qua, finisce 29-27 la partita. Un Bressanone che ha giocato in maniera gladiatoria con gli infortuni, ha tenuto il campo fino alla fine ed esce a testa alta. Loderzo vince questa partita, la vince grazie alle 13 reti della Duran, le 6 della Colloredo, alle 7 della Di Pietro, ma il Bressanone con una grande prestazione è riuscito, e soprattutto diciamo anche grazie alle 14 parate della portiera dell'Oderzo, che è stata una delle artefici della parata. Il Bressanone patisce oltremodo gli infortuni, riesce comunque a fare una partita all'altezza e tutto viene rimandato.